Ciao carissimi, oggi andiamo a vedere insieme Cecoraptor, questo trapano della Cecotec. L'abbiamo provato, lo ha provato anche il mio bimbo ed è veramente a prova di tutti. Funziona benissimo, ha una bellissima potenza, ha delle caratteristiche veramente molto molto interessanti, come per esempio, ve ne dico una, poi seguite il video per scoprire le altre, una lucina che si trova in questa posizione e che serve per andare ad illuminare anche nelle zone un po' buie il punto in cui dobbiamo andare ad utilizzare il trapano. È veramente interessante come tutti i loro prodotti, almeno quelli testati fino adesso. Se vi può interessare questo o altri prodotti, andate attraverso il link che vi lascio qui in descrizione e inserite nel codice sconto, quando vi compare codice sconto, il codice a casa di Apicio per avere un 5% di sconto, che fa sempre bene. Adesso vi lascio al video e, come vedrete, anche il mio bimbo l'ha utilizzato ed è formidabile. Allora andiamo a vedere all'interno della confezione. Ecco qui Cecoraptor come si presenta, una bella valigetta. Andiamo ad aprirla, molto semplice e comodissima. Amore? Sì, certo, vai, vai. Però corichiamola, aspetta, vai. Ok. E quello che serve? Boh, qui ci vuole papà. Qui saranno le punte. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Eccole qui. Una molla c'è. Facci vedere. Wow, questo è il trapano. Ah, bel trapano, eh. Guarda. Figo, eh. Queste le velocità. Quella è la batteria. Andiamo subito a metterlo in carica. È pesante? È bello però, eh? Che cosa? Questo è per metterlo in carica e andiamo a metterlo in carica sulla sua basetta oppure attaccato. Ah, no, 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 no. Questa, dico una cavolata. Allora, questa è la batteria, eccola qua. La sfiliamo. Olè. Opla. E lo andiamo a mettere a caricare sulla basetta, poi lo andiamo a inserire sul trapano. Ecco qua. E intanto che la batteria si carica, vado a leggere il manuale di istruzioni e dentro al manuale di istruzioni c'erano queste altre punte, punte cacciavite, eccetera. Questo oggetto a me misteriosissimo è l'impugnatura antivibrazione che viene montata sul trapano. Vediamo le varie parti del trapano. Questa parte qui è il portapunte di sostegno rapido, eccolo qua. Questa qui è invece la manopola di regolazione della coppia, quindi la torsione. E qui abbiamo il selettore della velocità, questo qui, che ha due livelli, l'1 e il 2. Qui abbiamo l'interruttore di rotazione destra, sinistra e blocco. Qui abbiamo il grilletto di accensione e spegnimento on-off con regolazione della velocità di rotazione. L'impugnatura del nostro trapano è molto comoda, eccola qua, veramente molto molto comoda. Altro oggetto a me misterioso che ci chiedevamo con il piccolino a che cosa servisse, ma in realtà è di una semplicità e di una comodità unica, è la pinza per il fissaggio da cintura. Eccola qua. E questa si mette qua. Vedete, si svita questa vite, si mette in questa, ecco qui, si avvita ed è pronta per la cintura. Poi, come abbiamo visto, in questa parte c'è la batteria che adesso si sta caricando. Guardate quante punte c'è questo trapano. Sono belle, Sì, sono stupende. Sono stupende. Ok,
E mo andiamo a vedere con papà appena si carica come funziona, eh? Usa già. E come funziona? Non ce lo dico. Eh? Non ce lo dico. Non ce lo dico. Beh. Ecco qui la lucina verde, significa che è pronto il nostro trapano. Scusate le riprese precedenti, il rumore perché c'era parecchio vento. Adesso mio marito va a mettere la punta per andare a fare il foro su questo ciocchetto di legno. Questo è un legno molto, vedete la luce che ci va ad indicare il punto di lavoro, è molto comodo soprattutto in quei posti dove c'è poca illuminazione, ma dobbiamo avere appunto la precisione del punto in cui dobbiamo andare a fare il nostro foro. Questo è il legno molto difficile, come dicevo è quello di pino. Queste sono le punte da legno e le punte da metallo, e poi c'è quello per inserire gli inserti, che è questo qua. Noi andiamo a mettere questo per avvitare, proviamo ad avvitare una vite. Quindi qui c'è la funzione per il trapano, poi la mettiamo sulla funzione vite e poi per quello sulla percussione. E queste sono appunto le varie funzioni. Molto comodo è anche lo stabilizzatore. Perché veramente ci aiuta tantissimo. Guardate il foro com'è preciso, e ripeto, questo è un legno molto difficile. Lo stabilizzatore si avvita, semplicemente si mette in questa posizione, qui ci sono delle scanalature, e si va ad avvitare e a stringere, e ci aiuta appunto anche per la stabilità del trapano e per non affaticarci troppo. È veramente un gioco da ragazzi usare questo trapano, e funziona veramente molto bene. Andiamo a svilare la nostra vite, e che è anche un'altra funzione molto molto utile. Qui prova il mio piccolino a fare un foro con una punta un po' più alta. Ripeto, questo è un legno molto difficile, perché è appunto un legno di pino, e come il legno di pino, chi l'ha trattato sa, è veramente duro. Ecco qua il nostro Ceco Raptor, a noi piace tantissimo anche il nome, si presenta veramente molto bene, utilissima la valigetta perché è veramente molto comoda per andarlo a sistemare. C'è la basetta, appunto il caricabatteria, la batteria che noi l'abbiamo utilizzata per più di un'ora e ancora funzionava, ma comunque andarla a caricare è rapidissimo, in mezz'ora si ricarica. Qui ci stanno le varie funzioni, e appunto può essere utilissimo anche perché, non avendoci il filo, lo possiamo usare un po' ovunque. Se il video vi è tornato utile, lasciateci un like, un commento. Qui sotto vi lascio il link per andare a vedere Ceco Raptor, e se volete inserite il codice sconto a casa di Apicio per un 5% di sconto. Buona giornata, ciao ciao! Ciao!